Buongiorno, brava gente. Buongiorno, buongiorno Rosalia, Rosangela, Buongiorno Cettina. Buongiorno, brava gente. Oggi giovedì e è un giorno particolarmente importante perché qui ad Assisi inizia Economio Francesco. E stamattina vi porto, c'è questo sole che si abbaglia un po', vi porto in un luogo simbolo, già l'abbiamo visto altre volte, però credo sia interessante vederlo stamattina. Ma intanto ascoltiamo il Vangelo di oggi, che commenterò subito con un'immagine di Francesco d'Assisi. Dal Vangelo di Luca, capitolo 19. In quel tempo Gesù, quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città pianse su di essa dicendo: «Se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». È un'immagine inusuale questa di oggi, eh? Abituati a pensare a Gesù che soffre sulla croce, abituati a un Gesù che colloquia, un Gesù che a volte si è incavolato, questa che piange rimane davvero uno dei momenti forti del Vangelo. E lo vorrei commentare con un'altra immagine questo passo, eh? Lo vorrei commentare con un testo preso da un racconto su San Francesco, un fatto accaduto che così è riportato da un romanzo di Ignazio La Ragnaga. Il contadino chiese: «Cos'è successo, fratello? Perché piangi?» Si sta rivolgendo a San Francesco, a Francesco. Il fratello Francesco rispose: «Fratello mio, il mio Signore è sulla croce e mi chiedi perché piange, perché piango. In questo momento vorrei essere il più grande oceano della terra per avere tutte quelle lacrime. Vorrei che si aprissero allo stesso tempo tutte le porte del mondo e le cataratte si scatenassero i diluvi per farmi prestare più lacrime. Ma anche se mettessimo insieme tutti i fiumi e i mari, non ci sarebbero lacrime sufficienti per piangere il dolore e l'amore del mio Signore crocifisso. Vorrei avere le ali invincibili di un'aquila per attraversare le catene montuose e gridare sulle città: l'amore non è amato. Com'è possibile che gli uomini possano amarsi se non amano l'amore?» Ecco, l'affermazione centrale del brano che abbiamo dato dagli scritti di San Francesco, romanzato da Ignazio La Ragnaga, dice che Francesco è stato trovato, che piangeva. Noi sappiamo anche di molti frati che sono entrati a volte o hanno spiato Francesco che stava da solo a pregare e i biografi ci riportano che questi frati hanno detto che spesse volte lo trovavano piangendo, gemendo. E qui abbiamo la risposta: perché l'amore non è amato. Ma non solo troviamo la risposta, ma troviamo un'affermazione che può essere davvero una risposta a tante nostre sofferenze, a tante nostre lacrime, a tanti nostri dolori, a tanti nostri sacrifici, a tanti perché. E le parole che trovo estremamente
interessanti sono queste. Praticamente Francesco davvero dà una chiave di lettura molto bella. Com'è possibile che gli uomini possano amarsi se non amano l'amore? Cioè, ce la scriviamo questa affermazione, la sottolineiamo. Com'è possibile che gli uomini possano amarsi se non amano l'amore? E allora abbiamo bisogno di imparare ad amare, sì. Abbiamo bisogno di imparare ad amare. E oggi il Vangelo, e ritorno alla pagina del Vangelo, ci offre due strade molto, molto intense. La prima, si tratta di comprendere. Non hai, se avessi compreso, è la prima strada, Gesù dice, piangendo su Gerusalemme. Che significa comprendere? E poi riconoscere, ma è stato nascosto ai tuoi occhi, cioè riconoscere, vedere, ciò che è stato nascosto lo devi riconoscere, lo devi vedere. Qui è che sono chiamati in causa, è chiamato in causa lo sguardo, e lo sguardo quindi significa conoscere, riconoscere, vedere. Allora queste due strade, la prima è comprendere. Vedete, comprendere, cioè prendere con sé. Allora, vogliamo imparare ad amare? Amando l'amore, Amando l'amore, abbiamo bisogno di qualsiasi realtà, dalla più antipatica. Vedete, faccio un esempio banale. Ci sono delle persone che a noi sono tendenzialmente antipatiche. Poi vi dico cosa dice Dickens, sto leggendo Il canto del Natale, bellissimo. Dice che a volte noi riconosciamo i difetti degli altri perché ne siamo portatori. Ma non è bellissima, Fa sorridere perché c'è un'ironia fortissima, no? Questo per dirvi che molte volte noi davvero schermiamo noi stessi sugli altri. E non c'è sorpresa più bella quando un pregiudizio, una schermata cade e vedi la persona bella così com'è. Non c'è cosa più bella che ci possa accadere. Allora, il primo è prendere con sé, cioè prendere con sé fai diventare quella realtà familiare a te. Vedete, molte volte, noi a volte pecchiamo perché nascondiamo a noi stessi questo, cioè non lo prendiamo con noi. E non lo comprendiamo, vorremmo non averlo, lo schiacciamo e poi risale sempre su, perché non è affrontato. L'altro aspetto, invece, è riconoscere. Qui è chiamato in causa lo sguardo, riconoscere, conoscere, perché una volta che tu lo prendi con te, che quella realtà la porti dentro di te, la comprendi, poi la impari a conoscere e scopri lati inediti. E perché vi dico scoprire lati inediti? Perché il verbo principale di questi due orizzonti, di queste due grandi virtù, di comprendere e riconoscere, sapete qual è? È camminare, entrare. Quanto fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città. Cioè Gesù sta entrando a Gerusalemme. È straordinario questo verbo. Proprio in mezzo a questa umanità sofferente, malvagia, Gesù si sta dirigendo perché la ama e vuole rivelare a tutti qual è la via. Gesù non viene ad offrire pace, no, egli viene a rivelarci la via. Siamo così rimandati al nostro coinvolgimento, alla nostra azione. Siamo noi a dover discernere la via della pace e a scegliere di percorrerla, anche se è una via a caro prezzo. È la via di chi va verso, entra, raggiunge l'altro che può diventare un nemico, è la via di chi si fa prossimo con fiducia, esponendosi al rischio di essere ferito, la via di chi sceglie di accorciare la distanza, di chi sceglie per primo di entrare a Gerusalemme, Gesù questa via la percorre fino in fondo.
fino alla croce, e dopo la risurrezione proprio lui, il risorto, torna di nuovo in mezzo ai suoi e annuncia pace a voi. Allora vedete, si tratta di entrare, di entrare. Il nostro deve essere uno sguardo, un'azione, una dinamica esistenziale e spirituale che porta ad entrare nella vita degli altri e non allontanare, che porta ad entrare nella nostra stessa vita e non allontanare la nostra vita. Perché vedete, queste due dinamiche del rapporto con noi stessi e con gli altri vanno insieme. Se uno è in pace con se stesso, sarà in pace con gli altri. E una cosa è certa, ci capiterà di piangere. Ci capiterà di piangere, come? Ci capiterà di commuoverci. Ma ricordiamoci questa verità, che le lacrime rappresentano il miglior concime, il miglior fertilizzante di una terra che vuole produrre frutto. Non c'è cosa più bella che uno sguardo lucido, bagnato dalle lacrime di chi si pente, di chi ricomincia, di chi si sorprende, di chi dice: sì, Signore, tu sei il mio pastore, non manco di nulla. Di chi dice: grazie, Signore, perché mi hai fatto riscoprire nel volto dell'altro il volto di un fratello. Di chi dice: perché questa città non t'ama, Signore? Non condanna quella città, ma si dispiace, perché quella città ha rifiutato l'amore. E allora noi qui stamattina vi ho portato di fronte a questo apparente porticato, una delle prime sedi dei monti frumentari e dei monti di pietà, le prime banche. Oggi posterò un articolo che ho scritto per il Sole 24 Ore, in prima pagina. Oggi richiamo questo evento che ci sarà ad Assisi con 2000 giovani da tutto il mondo connessi, con i più grandi esperti di economia, under 35, E beh, qui c'è un segno tangibile, Qui c'è un segno tangibile. Oggi, in molte pagine dei giornali, se vedete il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, Vatican News, la nostra testata San Francesco, ripropongono articoli e approfondimenti su questo. Io ve lo proporrò e vi proporrò anche l'intervento sulla 7 insieme al direttore di Milano Finanza Sommella e insieme ad un bravissimo psicanalista Piotti, che ho avuto modo anche di elogiare pubblicamente, perché ha detto una cosa molto importante sul pianto di tanta gente. Ha detto: c'è gente che ha vergogna di dichiarare il suo fallimento, perché c'è una cultura del successo che non ci porta a riconoscere. E parlava anche di casi, ma questo ho avuto modo anche io di riscontrarlo, di persone che tengono nascoste le difficoltà agli amici più cari, ai parenti più cari, perché hanno vergogna. È la cultura del successo che non ci permette di prendere atto, che non ci permette di prendere atto che nella vita è possibile il fallimento. E io so benissimo che stiamo aiutando anche tanti, molte aziende, molte realtà stanno sull'orlo. Questa pandemia sta mettendo in crisi i sistemi economici. Poi vedremo il Papa cosa ci dirà sabato pomeriggio alle 17, lo trasmetteremo anche noi in diretta, il messaggio che è la sintesi, poi è il manifesto di questo incontro dei circa 2000 giovani, straordinario, under 35. Vi porto un'esperienza per dire poi che davvero ci sono dei pianti che diventano orizzonti di speranza. E cioè, pensate, in Portogallo dei clochard, degli uomini di strada, sono stati presi da un giovane imprenditore e sono stati fatti diventare le guide delle città del Portogallo. E cosa è successo? Che ha messo in atto un'economia inclusiva. Inclusiva, non ha escluso. È bellissimo questo, recuperare gli scarti dell'umanità.
E c'è sempre una sorpresa nella vita, c'è sempre arriva. Ecco, questa è, potremmo dire, la nuova economia di Papa Francesco. E poi sentiremo anche le altre suggestioni che arriveranno. Bene, cari amici, amiamo l'amore per amare, per imparare ad amare. Da Gesù si impara solamente ad amare, ed è la cosa più bella della vita. Bene, vado ai saluti, intanto ci auguriamo una santa giornata, brava gente. Più tardi porrò questo articolo comparso su Sole 24 Ore, anche i video, poi su sanfrancesco.org metteremo molti approfondimenti, perché credo che ci riguarda tutti, da quella economia piccolina di entrate e uscite che facciamo a casa, Ricordo quando i miei genitori vedevo il quadernetto che mettevano entrate e uscite, no? E poi si facevano i conti e ce li facevano vedere. Io ricordo mamma e papà che ci facevano vedere, poi dopo ho capito perché ci facevano vedere questi conti, per responsabilizzarci, per capire insieme, senza tante prediche, come andavano le cose in famiglia. Bene, allora andiamo avanti, è un ricordo anche questo, è un ricordo quando penso, e penso che ognuno di voi ha dei ricordi bellissimi, dei propri genitori. Mi raccomando, tiriamo fuori il bello che è in noi stessi. Non è un'avventura straordinaria, dite la verità, non è un'avventura straordinaria, tirare non il brutto, il bello, perché il brutto ce l'abbiamo tutti quanti, tirare il bello che è in noi stessi. E farlo emergere, contaminare gli altri, anche in questo momento drammatico. Può essere una telefonata, può essere un gesto caritatevole, può essere un sorriso, può essere un'apprensione per gli altri, può essere un come stai, ma quante cose belle possiamo tirar fuori in maniera gratis, queste cose non costano niente, ma valgono tantissimo, valgono tantissimo. Anche qui una grande riflessione su ciò che costa e ciò che vale. La facciamo? Proviamo a scrivere quello che costa e quello che vale. Cosa vale di più? Un diamante oppure un sorriso? Cosa vale di più? Un prendersi cura dell'altro o una borsa in pelle? Ciò che costa e ciò che vale. Provate a fare qualche riflessione su questo. E Gesù fa capire quanto vale l'amore per gli altri, anche attraverso il suo pianto sulla città di Gerusalemme. Bene, andiamo ai saluti, se no Valenza si allunga stamattina, giusto? Allora, Antonella Ruzza, mi hai chiesto un pensiero per tua suocera. Questa è una cosa bellissima, Quando si pensa alle suocere significa proprio i rapporti sono straordinari, no? Dite la verità. Che in questo caso è venuta a mancare da 4 anni, si prega per lei, e questo è bello, pregare per i nostri defunti, è straordinario, coraggio. Giuseppina Manfreda, il compleanno di tua figlia Antonella, mamma di 3 bimbe, avanti, mi chiedi l'augurio e la preghiera, ma sicuramente, preghiamo davvero insieme per tutti, insieme per tutti. Rosalba Brigantino, tanti auguri, oggi è il tuo compleanno, è certo che preghiamo per te. Maria Paola, questo ieri, ogni tanto qualcosa salta, è il compleanno del marito Giovanni che ha compiuto 47 anni, e sicuramente il giorno dopo valgono lo stesso, è il primo giorno dei 47 anni. Poi quelli a te Maria e anche con i figli Federica e Gianluigi, coraggio, coraggio, costruiamo davvero relazioni d'amore, non c'è cosa più bella nella vita, di impegnarsi per dare frutto come vuole il Vangelo di ieri, mi hai ricordato, è bellissimo. Elena Palmisano, una benedizione e gli auguri per Federica, che ha compiuto 25 anni. Federica, 25 anni,
ieri mi pare 18, perché oggi ne abbiamo 19, recuperiamo. E sicuramente la benedizione, sicuramente la preghiera. E poi ogni tanto la sera, dopo essermi preparato per la meditazione del Vangelo di oggi, e do una scorsa anche veloce a tutti i commenti che mettiamo pubblicamente. Vedo che tantissimi mi chiedete di pregare e sicuramente offro al Signore tutte quelle vostre intenzioni, tutte quelle vostre intenzioni. E non c'è cosa più bella, non c'è cosa più bella che ricordarci vicendevolmente nella preghiera. E possa San Francesco illuminare il nostro cammino e possano le lacrime che spesso versiamo fecondare il terreno della nostra vita per una nuova umanità. Vi saluto tutti, vi do appuntamento oggi pomeriggio dalle 3 in poi con Economy of Francesco, farò delle incursioni durante la giornata e ci sentiamo. Buona giornata, brava gente.